è stato il fanese Pietro Giancarli, di soli 9 anni, a classificarsi al 6° posto del campionato italiano di geografia e ad aggiudicarsi la vittoria di 2 gare su 10, quella di carte mute, ambiente ed energia, che si svolgono annualmente a Carrara, in Toscana, ritirando i premi consegnati dal comandante dell'Istituto Geografico Militare Panizzi e dal direttore dei giochi, professor Canesi. Giunto alla sua 8ª edizione, Pietro, insieme al suo papà, ha deciso di partecipare, spinto dalla sua curiosità geografica avuta sin da piccolissimo, grazie alla passione trasmessa per lo studio dalla sua famiglia. Come avete fatto a venire a conoscenza di questa opportunità? Mia madre, guardando un programma televisivo, Gheo in Gheo, mi sembra, ha visto questo professore di Carrara, questo professore di una scuola superiore di Carrara, che da anni ormai, noi non lo sapevamo, insomma, organizza questi concorsi, che anzi sono giunti, credo, all'8ª edizione, professor Canesi. E sostanzialmente ce l'ha segnalato lei, conoscendo la passione di Pietro per questa disciplina, insomma, aveva capito che fosse aperto a tutti gli studenti delle scuole anche elementari. In realtà si parte dalle scuole medie in su, per cui Pietro ha dovuto partecipare come agli Open, cioè ai campionati singoli, per così dire, quindi con gli adulti. E quanti erano i partecipanti? Erano una 50ina per quanto riguarda, diciamo, la parte degli adulti, ecco, questi Open, mentre per quanto riguarda i campionati delle scuole c'erano molte scuole, soprattutto toscane ovviamente, ma un po' di tutta Italia. I vincitori sono stati anche abruzzesi, campani, molti trentini. Quali sono i giochi in cui Pietro si è aggiudicato i titoli più alti del podio? Pietro ha vinto, diciamo, questi concorsi erano suddivisi in 10 specialità. Pietro ha vinto carte mute, cioè le carte geografiche senza l'indicazione del paese, comunque del territorio a cui si riferiscono, e ambiente ed energia, quindi, diciamo, quella parte più legata anche alla situazione ambientale. Pietro, com'è nata la passione per la geografia? Allora, tra i miei giocattoli c'è sempre stato un mappamondo. Babbo è uno storico a cui piace molto la geografia. Anche a me a scuola piace molto la storia e queste due materie sono spesso correlate tra loro. Tu conosci anche le bandiere di tutti i paesi, ad esempio? Sì. Bandiera del Nepal? Allora, la descrivo. Due triangoli equilateri, uno sopra l'altro, tutto il bordo è blu, quello che rimane è rosso con una stella con 36 punte, se ricordo bene, e un'altra con meno punte, perché alcune sono occupate da una luna. E invece di questa giornata, che cosa ti è piaciuto di più? Che cosa ti ricordi? C'erano varie persone importanti che prima della premiazione facevano delle presentazioni sulla geografia. Ti hanno regalato anche una maglietta. Che cosa c'è scritto nella maglietta? Save the World, Study Geography. Per me questo vuol dire che studiare la geografia vuol dire anche studiare un territorio, un popolo, le abitudini di questo popolo, e se tutti i popoli si conoscessero molto bene, probabilmente ci sarebbe rispetto tra loro e pace. Quanto eri emozionato quel giorno a questi campionati italiani? Ah, tantissimo, come lo sono in questo preciso momento. Una curiosità, qual è l'isola più sperduta? Tristan da Cunha, nel Pacifico, fa parte dell'Impero Britannico, adesso è il Regno Unito, però è comunque una delle piccolissime colonie che restano, e rientra nella colonia di Sant'Elna. Cosa vuoi fare da grande? Divulgatore scientifico di ogni tipo di scienza, considero scienza anche la geografia.